Bene, cari amici di Greg Tech Labs, quello che abbiamo qui davanti è un cavo parallelo LPT. Non è il solito cavo per le stampanti. Il cavo per le stampanti ha da un lato un connettore con i soliti pin, i soliti dentini per il computer, e dall'altro ha un tipo differente di pin che vanno collegati alla stampante. Invece questo qui, che l'ho trovato proprio oggi tra la moltitudine di cavi che ci sono in casa mia, ha da entrambi i lati i piedini per il PC. Questo fa quindi capire che questo è un cavo che permette di collegare due PC tra di loro, ed è quello che farò adesso. Collegherò il mio vecchio PC fisso con Windows 98, farò un collegamento tra il mio vecchio PC fisso con Windows 98 e il mio vecchio notebook, sempre con Windows 98, per evitare problemi di compatibilità. Questo tipo di connessione non credo sia stato molto utilizzato, perché comunque le connessioni LAN, Wi-Fi e tutto quanto l'hanno totalmente soppiantato, secondo me, e stato utilizzato solo in casi di emergenza, e vedremo anche perché ormai non si utilizza più. Vediamolo subito. Allora, innanzitutto devo collegare uno dei due lembi del cavo alla porta parallela del PC fisso. Perfetto. Mi sposto il notebook per collegarlo qui dietro, ed ovviamente accendo entrambi i PC. Per fare una connessione tra due computer con Windows 98 è necessario questo programmino qui, connessione diretta via cavo. Se non dovesse essere disponibile nella sottocartella comunicazioni della cartella accessori del menu start, è necessario installarla dal CD-ROM originale di Windows 98. Connessione diretta via cavo. La connessione diretta via cavo è server, questo qui è il fisso, farà da server. Attendere configurazione porta in corso. Selezionare la porta da utilizzare, cavo parallelo su LPT. Qui intanto mi chiede data e ora, perché la batteria tampone credo sia deceduta del tutto. Giovedì, no, 2017, non 87, andate indietro di ben 30 anni. 2017, giovedì 8. Ok. Vediamo un po'. Sempre reattivo Windows 98. Wow, cos'è Access Runner? Non l'ho mai visto, non l'ho installato neanche io. Wow. Accessori, comunicazioni. Oh, non è installato. Devo mettere il CD di Windows. Intanto sul server c'è scritto in attesa di connettersi tramite cavo, e poi c'è scritto sotto il computer client è in esecuzione. No, perché il software non l'ho ancora installato. Credo basti andare in installazione applicazioni, installazione di Windows, e ricercare il componente che mi serve, infatti connessione diretta via cavo. Quindi basta andare in pannello di controllo, installazione applicazioni, installazione di Windows. Vado, lui cerca non so cosa. Esatto, ecco qui. Ok. Installato. Vediamo, start, accessori, comunicazioni, connessione diretta via cavo. Adesso scelgo l'opzione client, configurazione porta in corso, cavo seriale, no, io ho bisogno del cavo parallelo, ecco qui, no, ho sbagliato, ops, no, voglio questo, avanti. Installazione del computer client riuscita, fine. Connessione tra verifica nome utente e password, credo forse chiederà. La password e il nome utente sono stati verificati. Connessione tramite cavo, dice sul server. Bene, credo sia fermo così, non devo fare più nulla. Vediamo se è cambiato qualcosa. No.
Adesso che faccio? Dovrei andare in risorse di rete, probabilmente. Tutta la rete, no. Cosa faccio adesso? Wow. La password del nome utente sono stati verificati. Perfetto, ma... Oh, ecco, immettere il nome di accesso e la password, che non ricordo, come sempre. Credo sia questa. No. Ah, nome del computer server. Non me lo ricordo. Se non lo sa lui che ci si sta commettendo. Come è impossibile trovare, dai. Perché? Connessione tramite cavo parallelo. Ho riavviato il notebook e ho scoperto che l'orario va avanti di più o meno 2 ore. Pochi sanno che l'orario e la data fanno molto. Se c'è una data, per esempio, troppo distante da quella reale, internet non va. Se invece c'è un orario diverso da quello della rete, da quello degli altri computer nella rete, si possono verificare dei problemi di connessione. Vediamo un po': accessori, comunicazioni, connessione diretta via cavo. Connetti, ho già preso le sue impostazioni. La password del nome utente sono stati verificati. Intanto il server è in attesa sempre di connessione, non si disconnette mai. È davvero lentissimo. Intanto è partito lo screen server sul server. Posso anche spegnere il mondo. Tanto. Ci vuole davvero tanto. Niente, continua a non trovare il server. Pure l'indirizzo IP ce l'ho. Comunque resto sempre dell'idea, mentre il server si riavvia, perché ho dovuto impostare l'indirizzo IP anche su quello. Credevo fosse lo stesso della scheda di rete Ethernet, invece no. Resto sempre dell'idea che l'Ethernet è il migliore. Bene, vediamo un po' qui. Forse non dovrei fare nulla quando entro, però mi piace troppo sapere che anche se c'è una password Windows 98 non se ne frega nulla. Intanto non riesco a far sincronizzare l'orario del fisso con quello del notebook 21:21. Riproviamo a creare il server. Server. Ah, impostazione del computer server uscita. Fine. Accesso del computer client tramite cavo parallelo. Intanto anche qui accessori, comunicazioni, connessioni diretta da cavo, connetti. Lui mantiene in memoria le impostazioni, il server no. La password del nome utente sono stati verificati, quindi sono connessi tra loro, perché lui dice che sono stati verificati e lui dice che la connessione tramite cavo parallelo su LPT1. Prima diceva anche che la password era stata verificata. Perciò io non so se adesso si possa già connettere, e invece no. Ah, perché? Se ho ben capito dovrebbero comunicare i TCP/IP normalmente, invece no. Ok, ho scoperto nel client. Devo installare client per reti Microsoft, che c'è, ok, poi la scheda dispositivo di accesso remoto, credo, reti Microsoft, ok, anche se già c'è, con il suo indirizzo IP no. Come servizio la condivisione file stampanti, ed è ok, condivisione di file stampanti, ok, stesso gruppo di lavoro. Un bel riavvio, adesso ci sta.
giusto? Tutto sembra essere pronto, anche le ultime cose. Connetti. Oh, è più veloce. Dai. Non puoi deludermi. Mi ha deluso. Ma poi che ci avrà così tanto da fare il LED dell'hard disk, non ho idea. Inizio a pensare che sia un problema server e non client. Il fatto è che il server è già predisposto per la rete, come ho già detto prima. Perciò ha già tutti i protocolli, le condivisioni abilitate e delle cartelle condivise. E infatti ha già il TCP/IP con il suo indirizzo IP e tutto quanto. Ha già tutto. Ha il client per reti, ha il dominio, anche se tanto non ha mai funzionato. Siamo nello stesso gruppo di lavoro, controllo di accesso, cioè funziona, ok. Perciò qual è il problema? Bene, ho avuto un'idea, facciamo il contrario, condividiamo per esempio questa cartella, anzi no, condividiamo tutto l'hard disk, manca la condivisione. Allora, manca qualcosa ancora. Non aveva installato il servizio di condivisione. Non ho idea del perché sia successo. Riavviamo per l'ennesima volta. Intanto preparo il fisso per la connessione come client. No, client. Cavo parallelo. Fine. Ora deve attendere che l'altro si riavvii. Appena ho scoperto che se l'altro è spento, dà già un errore, perciò si connette. Cioè, si connetteva. Wow. Per consentire di fare doppio clic sull'icona, quindi scegliere condivisione. Sì, attiva la condivisione, attiva tutto. Ok, ok. Per rendere necessario... No, dai. Lo devo riavviare di nuovo, ma no! Ok, l'ho riavviato per l'ennesima volta. Ripetiamo l'operazione. Connessione diretta via cavo. Non voglio essere client, voglio essere server. Cavo parallelo. Sì, l'ho fatto! Il computer non... Va bene, va bene. Allora rifacciamo quello client server. Come vuoi tu? Cavo parallelo. Connessione tramite cavo parallelo. Cambio server, inserire il cavo, c'è niente passo, acceso nel computer tramite cavo parallelo su LPT1 in corso. Oh, ecco, controllare se sia eseguito e che il cavo sia connesso ad entrambi, è già fatto. Wow, adesso fa verifica da un utente, ma se aveva dato errore, la password del mio utente sono stati verificati, ma... Cosa sta succedendo? Ma dai, non va neanche la schermata blu! Ma questo computer è davvero... terribile! Ma... dai, lag anche nel fare la schermata blu! Beh, comunque... niente. La connessione via cavo parallelo non funziona.
Ragazzi, se l'avete mai fatta e siete mai riusciti, aiutatemi, vi prego. Commentate. Ho davvero bisogno di continuare questo video. Non voglio fermarmi così ad una schermata blu.